Salve amici di Lottobus 5, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. E come sempre ti invito, se non sei ancora iscritto, a iscriverti. E finalmente, dopo tanto tempo, ragazzi, facciamo la recensione del nuovo Chicken Creation in collaborazione con Giallo Zafferano. Le scelte c'erano due: il Mediterraneo, composto da pomodoro, mozzarella, il solito pollo appannato, e poi una salsa fatta a base di capperi e olive. Ed io ho scelto il pesto rosso, che mi ispirava molto di più, e che è composto da una salsa a base di pomodori rossi secchi, salsa di parmigiano reggiano DOP, con la solita cotoletta di pollo appannato. E dai, iniziamo con l'unboxing. Ho preso il solito menu, poi vi dirò anche quanto ho speso. Ed eccolo qui, ragazzi, non so se si vede. Ah, c'è anche l'insalata, che me l'ho dimenticato di dire. Un po' piccolino, eh? Non so se si vede, non è un gran panino. Assaggiamo solo la salsa. Buona, molto molto sipida, eh? Si sente che ci sono i pomodori secchi. Però molto gustosa, eh? Molto molto saporita. Sentiamo se il gusto insieme fa la differenza. Per adesso sembra molto buono, eh? Ah, c'è anche il bacon, che mi ero dimenticato, che aumenta ancora di più la sapidità. Aspetta che mi pulisco. L'insalata sta bene in questo caso, perché porta via un po' il gusto forte della salsa, che è veramente veramente aggressiva. In questo caso proprio aiuta a pulire un po' la bocca. Devo dire però che la salsa e il bacon, col pollo, stanno bene insieme, eh? Dà un gusto proprio buono. Credo di aver fatto la scelta giusta anche questa volta con il Chicken Creation. Il bacon è bene croccante. Devo fare veramente complimenti al McDonald's, perché almeno il loro bacon è croccante. Devo dire che questa volta è veramente buona, eh? Mi piace l'insieme del gusto che si ha in bocca, eh? È un gusto forte, molto saporito. Se vi piace le cose un po' sipide, allora è il vostro panino. Se invece preferite le cose delicate, no, questo non è il panino per voi, eh? Perché la salsa è veramente forte, eh? Molto molto aggressiva. Io avevo messo anche il pomodoro normale dentro, avrebbe aiutato ancora di più a pulire la bocca. Esalta anche la piccantezza del pollo, perché c'è una nota piccante che non so se deriva dalla salsa o dalla spezzatura del pollo, ma si sente veramente, si sente forte. Infatti in questa parte che non c'è più l'insalata è molto molto forte, il gusto. Yeah.
ci lascia mangiare veramente bene. Un nuovo panino diverso dal solito. Finalmente non è il solito chicken buttato lì con un gusto a caso, giusto per fare. Invece questo fa la differenza, ecco. Può piacere o non piacere perché il gusto è forte, forte. La salsa che hanno fatto, non so se si vede, è molto forte, è un rosso acceso, acceso, dovuto dai pepe, dai pomodorini secchi insieme alla crema di parmigiano dopo, è veramente saporita. Però a me piace, dopo dipende dai gusti personali. A me piace veramente tanto. Adesso pesco anche l'insalata, così pulisco un po' la bocca. Si vede, veramente good. Beviamo un po' di Coca-Cola Zero. Non so se avete visto, hanno fatto questa nuova premi e solleva, questa nuova imboccatura per bere la Coca-Cola dal suo contenitore, ma mi sembra molto scomodo, eh. Non ha provato, secondo me, questo nuovo tappo con l'apertura. Preferisco il solito vecchio maniera. Tiriamo via. Beviamo così, che è molto più comodo, eh. Conclusioni finali, lo riproverei? Sì. Ecco, non dico che è il mio panino preferito della McDonald's, però finalmente un gusto diverso, non sentito, non provato. Veramente, secondo me, da provare, ecco. Molto forte, molto sapido, molto salato in bocca. Sente super, un gusto super forte. Se vi piace le cose salate, allora è il vostro panino. Se no, lasciate perdere. Adesso proverò il Mediterraneo e sapremo dire se è buono o no. Ma credo che questo sia quello che fa la differenza tra queste due scelte. Quell'altro mi pare un panino solito, niente di nuovo, ecco. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questa mini recensione del nuovo panino della Chicken Creation. Ecco qui lo scontrino, vi dico quanto ho pagato. Abbiamo pagato la bellezza di un menù normale, 9,10 euro. Forse un po' troppo, ma ormai i prezzi sono aumentati, come sapete. Non so se si vede, aspetta che vedo se si veda. No, non si vede niente. No, forse sì, dai. 9,10 euro. E niente, come sempre ragazzi, grazie di aver visto questo video, mettete un bel like e ci vediamo ai prossimi video e alle prossime recensioni di cibo o di cose elettroniche o qualche altra esperienza. Ci vediamo ai prossimi video, ciao ragazzi, ancora grazie, ciao!